sembrerà particolare, però nella nostra filiera non c'è solo la produzione, cioè la casa, no? C'è una filiera anche della tutela, c'è una responsabilità precontrattuale, c'è una responsabilità contrattuale. Diciamo un po' che gli agenti immobiliari devono sapere tutto, no? Su un campo e se nell'altro. E in questo caso al nome tutela e a tutte le garanzie che ci sono non possiamo pensare che ai notai. Il rapporto con i notai è sempre stato in alcune regioni abbastanza contrastato, in altre invece andiamo d'amore e d'accordo. Abbiamo fatto la nostra battaglia insieme per la legalità, quando il governo ha tentato di cedere tutto quanto alla filiera alle banche. E quindi con grande piacere, in vista di futuri accordi che dovranno vederci lavorare insieme, la rappresentante del notariato nazionale, Valentina Rubertelli. Benvenuta Valentina. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Naturalmente porto i saluti del Consiglio Nazionale del Notariato e in particolare del Presidente Salvatore Lombardo, che anzi si scusa per non essere potuto intervenire. Paolo Righi ci ha fatto una presentazione veramente encomiabile, quindi non posso che ringraziare FIAIP, ma in particolare lui, il vostro Presidente, mi sembra di capire ancora per qualche minuto. E vi devo dire, io l'ho conosciuto in passato, diciamo, per fama, e soltanto nell'ultimo anno ho avuto modo di approfondire questa conoscenza, poi vi racconterò anche il perché. E devo riconoscere che avete avuto, adesso non vorrei che fosse vista come una captatio benevolentiae, però avete avuto veramente un presidente che è un vero fuoriclasse. E quindi naturalmente l'avvicendarsi delle cariche lo porterà a farsi, diciamo, a fare un passo indietro, però io mi auguro che farà un passo di lato e che continuerà a dare comunque un contributo fattivo come quello che almeno nell'ultimo anno di collaborazione con noi ha dimostrato di dare. Vi dicevo che ho avuto modo di approfondire la sua conoscenza e vi spiego anche il motivo. In realtà il dialogo tra il notariato e voi agenti immobiliari aveva avuto un inizio nel lontano del 2013, poi anche una improvvisa battuta di arresto. E quindi io, a nome del Consiglio Nazionale, del quale ho avuto l'onore di iniziare a far parte solo un anno e qualcosa fa, ho insistito, ho fortemente voluto la ripresa di questo dialogo e ecco perché ho coinvolto Paolo Righi anche nella qualità, oltre che di presidente FIAIP, di presidente della Consulta, di cui la vostra associazione fa parte, proprio per riprendere un protocollo di intesa, un vero e proprio protocollo nel quale le categorie si riconoscessero nella ovviamente specificità dei rispettivi ruoli come dei motori e come degli ingranaggi importantissimi della filiera della contrattazione immobiliare. Paolo, appunto, nella presentazione ha parlato di fase precontrattuale e fase contrattuale ed è appunto quello a cui mi riferisco quando parlo di specificità dei ruoli. E quindi abbiamo ripreso, e mi auguro si possa concludere di qui a poco, l'idea di firmare un protocollo d'intesa tra l'istituzione massima del notariato, che è il Consiglio Nazionale, e appunto la consulta degli agenti immobiliari. In questo protocollo che cosa vogliamo portare avanti? Ecco, il presidente Catricalà, devo dire quasi come se insomma avesse già in mente quello che noi appunto vogliamo con questo protocollo affermare, perché ha parlato di fiducia, ha parlato di sicurezza, ha parlato di trasparenza e in effetti nel protocollo di cui io mi farò promotrice
o meglio, mi sono già fatta promotrice in Consiglio nazionale, si parla proprio di creare una sorta di circuito di sicurezza, di cintura di sicurezza, della quale noi insieme a voi facciamo ovviamente la parte più importante, proprio per accompagnare il cittadino, che è il nostro comune cliente, fino al termine della trattativa. Un anno fa io sono stata qui con voi, o meglio non qui, eravamo a Roma, però per il 40esimo, e abbiamo parlato di disintermediazione. Purtroppo il fenomeno della disintermediazione, che ha visto il fenomeno di Uber, ha visto il fenomeno di TripAdvisor, immobiliare.it, sta incedendo con una velocità veramente supersonica. Proprio ieri il caso vuole che mi sia arrivata sulla mail la pubblicità di Homepal, abbinata tra l'altro al nome di una importante banca italiana. Ed è una piattaforma che lo dice proprio a chiare lettere: vendete la casa senza l'agente immobiliare. Mi ha colpito, e poi mi sono detta, in fondo anche il notariato non è stato esentato da questo fenomeno della disintermediazione, perché comunque sapete per esempio che da un anno circa a questa parte si possono costituire le start-up innovative anche con un click direttamente sul web, quindi bypassando tutti i controlli di legalità e antiriciclaggio possibili e immaginabili. Il notariato ovviamente non è contento di questa cosa, ma non per una questione di puro portafogli, ma perché ci sono degli interessi superiori che vanno tutelati, tant'è vero che il provvedimento sulle start-up innovative è adesso davanti al TAR, perché il Consiglio nazionale lo ha impugnato. Quindi, dicevamo, stiamo vivendo un periodo di grande iperliberismo che trova le sue radici sia in un'ideologia di economisti che hanno studiato a Oxford, sia anche manforte nello sviluppo della tecnologia, perché naturalmente il web consente a due persone che stanno lontane l'una dall'altra di mettersi in contatto e quindi di bypassare qualsiasi tipo di intermediazione. Il fenomeno appunto, noi notai abbiamo fatto anche noi una nostra riflessione, non va contrastato del tutto, perché sarebbe miope, sarebbe ovviamente non sarebbe una cosa intelligente fare finta che non esiste, quindi l'unico strumento che possiamo avere è quello di cavalcarlo, di dominarlo, però senza esserne travolti. E quindi abbiamo fatto un'analisi che forse riguarda anche voi, cioè abbiamo cercato di capire: il nostro core business è l'immobiliare come il vostro, e quindi ci siamo chiesti, ma vediamo come funziona questo mercato dell'immobiliare sul web. E abbiamo per esempio fatto una constatazione di questo genere: ci sono 3 milioni di avvisi commerciali sul web di immobili in vendita e solo 400.000 in questa statistica risultano poi approdati ad un rogito, e quindi in cui la vendita è andata a buon fine. Allora ci siamo chiesti, e qui vengo al concetto di chiarezza, di trasparenza, ma se quegli stessi avvisi commerciali fossero stati in qualche modo bollinati e certificati da una sorta di bollino blu, una certificazione di qualità di quell'immobile in cui si affermasse che quell'immobile era stato già verificato a monte circa la sua commerciabilità dal punto di vista sia della libertà da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, sia dal punto di vista della regolarità urbanistica. Allora io credo che se appunto anche gli agenti immobiliari ci seguissero in questo nostro progetto, e cioè di risalire in qualche modo e far risalire i controlli degli immobili al prima e non a valle, allora credo che anche per voi ci sarebbe la possibilità di differenziarvi rispetto a quella che è l'offerta caotica del web, cioè il vostro immobile nel momento in cui lo bollinate su un portale, allora sì
che diventa un immobile che ha un quid pluris, e quindi in un mercato dove la concorrenza è assolutamente spietata, appunto l'unico modo per sopravvivere è quello di differenziarsi e quindi di offrire un prodotto di maggiore qualità, ripeto, certificata dal notaio per quello che riguarda la libertà da vincoli pregiudizievoli, da tecnici per quello che riguarda eventualmente l'assenza di abusi, di problemi di carattere edilizio. Ebbene, le vostre rappresentanze in Emilia Romagna, io sono napoletana ma esercito in Emilia Romagna, hanno già avuto questa sensibilità ed è stato già firmato un protocollo a livello regionale, però la mia volontà è quella di portare questo, appunto, questo protocollo e quindi anche a livello nazionale, quindi rendere la nostra sinergia sempre più forte proprio a livello nazionale. Quindi il mio auspicio è proprio quello che insieme possiamo far ripartire il paese, perché sappiamo perfettamente che se riparte l'immobiliare, lo sapete meglio di me, se riparte l'immobiliare riparte assolutamente tutta l'economia del paese. E la certezza dei traffici immobiliari, certezza che dobbiamo dare insieme, non è un affare che inizia e finisce tra due privati. La certezza si traduce, e c'è ampia letteratura, in veri e propri punti di PIL, ci sono studi del doing business. E quindi io vi posso garantire che se ci alleiamo in questa sorta di progetto del protocollo e eventualmente di metter fuori in una vetrina immobili certificati, troverete nel notariato un alleato che non vi, diciamo, tradirà. Ecco, il notariato in questo non vuole fare sgambetti ai mediatori immobiliari. Noi non abbiamo intenzione di fare come un PAL. Prima Paolo ha richiamato la lotta che abbiamo condotto insieme durante il DDL concorrenza, perché noi come voi siamo assolutamente convinti del fatto che ciascuno deve fare il suo mestiere, quindi le banche devono fare le banche, i notai devono fare i notai e quindi e i mediatori devono fare i mediatori e anche gli avvocati devono fare gli avvocati. Quindi ecco, infatti, anche gli abusivi, in questo noi possiamo darvi una mano, e nel protocollo che appunto io e Paolo abbiamo curato in quest'ultimo anno, c'è proprio un passaggio specifico sull'impegno da parte del notariato a evitare di chiudere gli occhi e di tapparsi le orecchie davanti a pincopalli che si presentano alle nostre stipule e poi dicono che sono i cugini, i fratelli, gli amici, eccetera, eccetera. Quindi vi posso... Nel protocollo abbiamo parlato anche di formazione. Ora io non voglio ergermi a insegnante di nessuno, però qui ho visto in sala una vostra collega che mi ha gentilmente coinvolto in un progetto di formazione in Emilia Romagna, e vi dico che proprio se vogliamo portare avanti questo ragionamento che dicevamo, e cioè che nella concorrenza l'unico modo è quello di differenziarsi, di specializzarsi e di formarsi per dare una consulenza sempre più efficace ai vostri clienti, ebbene il notariato è a disposizione, nei limiti ovviamente di quelle che sono le nostre conoscenze, e quindi abbiamo deciso di fare una giornata, un paio di giornate proprio sul contratto preliminare. Io so che pronunciando questa parola preliminare evoco, diciamo, discorsi spinosi, e quindi mi sono ripromessa nei miei appunti che ho fatto per questo intervento, mi sono ripromessa di non voler sfuggire a questo argomento. L'altro, che tra l'altro dal 29 di agosto è abbastanza, insomma, presente sui nostri quotidiani e probabilmente anche nelle vostre menti, è quello sul deposito prezzo. Ecco, io vi vorrei prima di tutto dire: il deposito prezzo
vi posso garantire che non è una misura pro notai nella maniera più assoluta. Io vi vorrei indurre a pensare che non è altro che una forma di tutela in più per l'acquirente, che poi il nostro cliente comune, cioè è il mio come il vostro, e al quale tutti quanti ovviamente aspiriamo a offrire un servizio di totale eccellenza. Quindi se l'acquirente vi chiede da oggi in avanti, ma scusami, perché con voi hanno sempre molta più confidenza, arrivate in sala stipula che praticamente siete diventati quasi cugini, quindi scusami, ma che cos'è che di fronte a un venditore che non naviga in buone acque mi può tutelare di più? Ebbene, voi rispondete, ma già lo fate, a prescindere dalla legge sulla concorrenza, rispondete, oddio, forse conviene fare ovviamente i controlli ipotecari prima, magari se passa troppo tempo tra la stipula del preliminare e quello del definitivo ti conviene trascrivere il preliminare, oggi dal 29 di agosto potete offrire un'alternativa in più alla tutela del preliminare trascritto e dire guarda, se non vuoi trascrivere il preliminare, in alternativa fai il deposito del prezzo. E questo io penso che non significhi per voi abdicare in qualche modo al vostro ruolo nella maniera più assoluta. Io la vedo invece come un'affermazione di professionalità, nel senso che voi potrete attraverso questa risposta dare una consulenza, io direi con la C maiuscola, al vostro cliente, quindi essere assolutamente apprezzati come professionisti della mediazione, perché voi vi dichiarate professionisti e sono certa che lo siete assolutamente. Quindi non vi deve spaventare l'idea, certo il preliminare trascritto ha un costo, però in questo mi richiamo a un altro passaggio del protocollo che mi sta a cuore, facciamo un'attività diciamo di lobby legislativa e cerchiamo di chiedere la detassazione del preliminare, perché è quella forse la cosa più intelligente che possiamo proporre. Infine, chiudo, mi sono rubata troppo tempo, avevo promesso 5-6 minuti, ma l'argomento ovviamente mi appassiona. Infine, quanto al deposito prezzo, vi vorrei rassicurare di una cosa, non stiamo a preoccuparci del fatto delle vendite a cascata, di chi deve vendere e ricomprare un minuto dopo, eccetera. Vi vorrei soltanto rassicurare di un aspetto. Uno, in Francia il deposito prezzo è obbligatorio da decenni e ha sempre funzionato, in qualche modo una soluzione l'hanno trovata e non hanno dato problemi. In Italia non è obbligatorio, è solo facoltativo. Quindi sarà ovviamente al vostro buonsenso consigliarlo esclusivamente nei casi, ripeto, maggiormente critici. Nelle ipotesi normali della pensionata che vende al pensionato sicuramente non sarà necessario. E quindi vi dico che il notaio non tratterrà il denaro più di 4-5 giorni, per cui alla fine, e con questo chiudo, vi invito veramente, facciamo ripartire l'immobiliare insieme, facciamolo assolutamente insieme, che dopo con l'immobiliare sono convinta che riparte l'intero sistema paese. Grazie.